Bene, buonasera a tutte e a tutti. Si sente abbastanza bene? Perfetto. Sono Giovanna Galizzi, presidente del Comitato di Quartiere di Loreto e vi do il benvenuto a questa serata. Questa serata è stata pensata dal Comitato di Loreto insieme al Comitato di Santa Lucia e all'Associazione della flora alpina bergamasca, è qui presente il presidente e mi sembra di aver capito anche tanti associati, giustamente. Perché questa serata? Il Comitato di Loreto ha iniziato un percorso per la valorizzazione di alcune zone verdi del quartiere, con l'intento poi di avviare anche con l'amministrazione comunale delle progettualità in merito al recupero di alcuni spazi. In particolar modo abbiamo individuato uno spazio nella zona vicino alla Croce Rossa nel quale verranno realizzati degli orti urbani e nella fattispecie degli orti collettivi. E questo progetto l'amministrazione l'ha recepito e lo sta portando avanti. Un'altra idea sarà poi quella invece di dedicarsi alla realizzazione di alcune aiuole. E proprio nell'ottica di valorizzare gli spazi verdi ci siamo anche resi conto che era necessario un percorso di formazione. E quindi siamo arrivati alla serata di oggi perché tramite una nostra aderente Barbara abbiamo contattato appunto l'Associazione Flora Alpina Bergamasca e Luca oggi stasera ci illustrerà, ci porterà alla scoperta di quello che è la flora urbana spontanea, quindi ci permetterà di scoprire qual è la flora che noi possiamo trovare nei nostri quartieri. Quartiere di Santa Lucia, il quartiere di Loreto, insieme ad altre realtà, tra l'altro, hanno la cogestione di questi spazi che ci accolgono stasera. Questa è una sala civica che però è data in uso alle realtà che gestiscono questi spazi in modo, privilegiato. E poi al piano sotto invece ci sono delle sale che vengono utilizzate dalle 10 realtà che costituiscono questa realtà di cogestione, si chiama i tre quartieri. L'idea è proprio quella di valorizzare questi spazi, di cercare di creare delle connessioni organizzando incontri come questo per sensibilizzare in questo caso noi tutti rispetto ad un tema che spero stia a cuore, vista la numerosità direi dei partecipanti, direi proprio di sì. Quello che vi chiediamo alla fine dell'incontro, proprio perché è previsto da questa progettualità, è quello poi di, adesso poi ve lo restituirò, ve lo consegnerò, è quello di esprimere un grado di soddisfazione rispetto all'incontro, perché dobbiamo anche raccogliere tramite certi indicatori un po' una restituzione rispetto alle iniziative che andiamo a svolgere in questi spazi. E poi vi si chiede anche se appartenete ad uno dei tre quartieri che sono Loreto, San Paolo, Santa Lucia, quindi o sì o no. Non è un problema se non abitate in uno di questi quartieri, perché è chiaro che questi incontri li vogliamo pensare aperti sulla città, ma è un modo nostro del gruppo di cogestione per capire un po' l'impatto che le nostre attività hanno sulla città. Per cui poi ve lo distribuiamo e vi chiederemo la cortesia di restituircelo alla chiusura dell'incontro. Io direi che possiamo senz'altro iniziare, ci sono ancora dei posti liberi. Allora, se non c'è altro, lascerei la parola a Luca Mangili, che ringrazio per questa disponibilità.
e iniziamo quindi la nostra serata. Grazie mille. Grazie per la presentazione, grazie a voi che siete qui numerosi. Succede raramente di avere un pubblico così numeroso, lo dico sinceramente. E devo anche dire che la presentazione però non corrisponde esattamente al vero, in quanto stasera io non vi parlo delle piante, dei fiori che potete incontrare nei vostri quartieri, ma in generale quelli che potete vedere in Bergamo, la flora urbana spontanea di Bergamo. Per i vostri quartieri, in modo specifico, si era parlato di destinare una serata e magari anche una passeggiata per il quartiere nella primavera prossima. Ecco, per cui stasera vedrete anche alcune delle piante che potete incontrare nei vostri parchi, nei vostri viali, ma non è questo l'argomento di oggi. Quello che mi piacerebbe è che alla fine non vi limitiate a vedere dei fiori piacevoli, delle piante interessanti, ma anche se non avrete capito tutto, o forse riuscirete a capire tutto, mi auguro, riuscite a comprendere che c'è un metodo, ci sono dei sistemi per valutare la qualità dell'ambiente che abbiamo vicino, anche se ci pare un ambiente di scarso interesse, come può essere un parco cittadino, un'aiola, una rotatoria. Però c'è modo e modo per capire se le piante che lì crescono rappresentano qualcosa di significativo o se sono lì così per caso e alla fine hanno scarso valore. Vedrete che con un minimo di preparazione è possibile arrivare a conclusioni molto interessanti. Ho presentato già diverse volte questa conferenza, diciamo, sulla flora di Bergamo. Solitamente è un pubblico che era un po' più di floristi, diciamo, persone un po' più addentro. Con voi scelgo una strategia un pochino diversa e vorrei partire un po' dalla vostra esperienza quotidiana, dalle piante che vedete camminando per la città, aiole, parchi, un giro lungo le mura, le scalette che salgono verso Città Alta, esperienze che avrete avuto tutti più volte. Ecco. Chiaramente molte piante non le conoscete, le avete viste tantissime volte. Se non le conoscete, cominciate a dire, mia colpa, dovrei conoscerle. Alcune sono decisamente insignificanti alla vista, altre sono invece più appariscenti, più vistose e più facilmente magari le ricorderete vedendole. Vado abbastanza veloce. È chiaro che tutte le prime piante che vi mostro sono delle poacee, delle graminacee. Spesso non si notano perché i prati vengono tenuti falciati e non riescono mai ad arrivare allo stadio in cui emettono la spiga e si rendono più facilmente riconoscibili. Questa è una piccola graminacea presente un po' ovunque in città, c'è anche nelle vostre rotatorie. Poi capirete alla fine perché vi mostro proprio queste piante. La poa, un bromus molto comune. Dactylis glomerata, anche questa è una graminacea molto comune, abbastanza alta, un 80 cm se non viene falciata. Anche questa è una pianta molto comune, tipica nei prati abbastanza naturali. L'ordine in cui ve le mostro è quello di una naturalità crescente. La prima aveva uno scarso valore, la seconda un po' di più. Questa è già una pianta che indica, detta in modo molto semplice, un ambiente un po' più di qualità. Questo brachiopodium rupestre non lo trovo qui nei prati, diciamo, della parte bassa della città, ma devo salire un pochino verso la collina, che ne so, zona di Astino, piuttosto che zona di Fontana, i pratelli dei colli. E qui vediamo invece delle piante che senz'altro conoscete, ma quando voi vedete un prato fiorito di margherite in primavera, che magari vi riempie anche il cuore di speranza per la stagione che arriva, dà soddisfazione agli occhi, ma è un ambiente di valore dal punto di vista floristico, dal punto di vista della biodiversità, è un ambiente che vale. Sono questi gli interrogativi che dovete porvi e che proviamo ad affrontare. Allora, anche questa è una pianta che conoscete tutti, il tarassaco. E voi ponetevi sempre l'interrogativo, una pianta significativa per la biodiversità, è una pianta importante per l'ambiente, è una pianta che trovo ovunque e che non rappresenta un segnale di un qualche valore. Questa pianta che sta diventando molto comune in città, non lo era una decina d'anni fa quando era partita la nostra ricerca,
è sempre più diffusa, potreste scambiarla banalmente per un tarassaco, però avete capito che frequenta ambienti diversi, cresce in luoghi diversi. Anche questa, molto alta, sempre una composita col fiore giallo, un po' come il tarassaco, però una taglia diversa. Anche questa è una pianta che era rara, decisamente rara una decina d'anni fa, e adesso è diventata molto comune. C'è una dinamica nell'evoluzione delle piante, ci sono cambiamenti climatici, cambiamenti anche nei suoli, lavorazioni, cantieri soprattutto, che favoriscono certe piante e ne svantaggiano altre. Questa è una pianta piccolissima, parliamo dell'altezza di pochi centimetri, perché normalmente cresce in luoghi molto calpestati. In primavera, se voi guardate qualsiasi aiola cittadina, fissando proprio gli occhi dritti a terra, vedete un tappeto, una miriade di fiorellini di questo colore rosa. I fiorellini sono grandi, un centimetro e mezzo, non di più. Possono essere decine o anche centinaia in un paio di metri quadri. Colorano veramente di rosa il suolo. Si chiama Erodium, è una pianta molto comune. Quello che vedete non è un muro, ma è un selciato. Il policarpo è una tipica pianta, per esempio, che cresce nei luoghi molto calpestati. Le scalette che salgono verso città alte, i sagrati delle chiese, piazza vecchia, dove passa molta gente, questa piantina si insinua sì nelle fessure, nelle discontinuità fra un sasso e l'altro, regge perfettamente il calpestio, i fiori sono minuscoli e conclude tranquillamente il suo ciclo senza nessun pericolo. Questa invece è una pianta che avrete osservato tantissime volte su tutti i muri di città alta, una sorta di piantina grassa, sta fiorendo, sta ultimando la fioritura in questa stagione, Sedundasiphyllum, molto bello, molto elegante. Anche questa è una pianta che vedete tranquillamente sui muri di città alta, sembra una margherita ma non lo è. È un erigeron carvischianus, è una pianta che viene addirittura dal Messico, coltivata per ornamento inizialmente verso la fine dell'Ottocento. I giardinieri all'epoca la chiamavano Vittadinia trilova e poi lui è fuggito tranquillamente dai giardini e si è ambientato un po' ovunque, purché ci siano dei muri. I muri sono un po' i suoi ambienti preferiti. Sempre sui muri di città alta, le mura venete, capita spesso di vedere l'antirrino fiorito, bocca di leone. Sì, bocca di leone. Io tendo a usare i nomi, dovete avere pazienza. Però molte delle piante che abbiamo visto, purtroppo un nome facile, un nome diciamo a livello popolare, non ce l'hanno. E qui invece arriviamo un pochino a capire esattamente la situazione. Questa viola, che è la cosiddetta viola mammola, per voi è esattamente uguale a questa. E questa viola reichenbachiana probabilmente per voi è esattamente uguale anche alla viola riviniana. E su queste tre viole torneremo un po' alla fine della spiegazione, perché ciascuna di queste tre viole rappresenta in ordine crescente uno stadio, diciamo, mediocre di naturalità, uno stadio un pochino più evoluto, tendente al buono, e nel caso della viola riviniana uno stadio veramente ottimo. Chiaramente in città troverò molte delle prime, poche delle seconde, quasi nessuna delle terze. E questa è un'altra viola, ma che frequenta ambienti completamente diversi. C'è nell'ambito del comune di Bergamo, perché noi in effetti consideriamo tutto il territorio del comune, ma la trovo dove? Non nei parchi, non nei calpestii, non nelle aiole, ma nei coltivi che ancora ci sono nell'ambito del comune. Cioè cresce nei campi di cereali, dove ancora si coltiva orzo, frumento, la posso trovare. Cioè frequenta ambienti completamente diversi dalle precedenti. Siamo in città alta, avete capito, le mura sono appena sulla destra dell'immagine, e questo è il muro che sale via Mair, c'è la cosiddetta Valeriana Rossa, Centranthus rubra, molto comune in tutta città alta, anche lei ha un significato preciso. Questa è una pianta che ama proprio l'ambiente cittadino, e poi capirete perché. Questa è una pianta che trovo spesso in città alta, ma non sui muri,
sui sentieri dei colli oppure sui lembi di prato che ci sono, non so, salendo verso i torni, sopra Fontana. Ci sono dei lembi di prato asciutto che apparentemente sono poco interessanti. Uno dice, ma qui che erba fanno? Cresce niente, è tutto secco. E invece ospitano delle piante bellissime, tra le più preziose che abbiamo in città. Questa è una pianta che potete osservare tranquillamente in quasi tutti i parchi cittadini. L'ambrosia, per esempio, venendo qui stasera sulla rotatoria di via Carducci, ho visto che ce n'è parecchia, non sul centro della rotatoria, ma sui margini esterni. È una pianta di origine esotica, nordamericana, molto allergenica. In teoria esiste la lotta obbligatoria verso questa pianta, per cui sarebbe opportuno sapere dove è presente. E questa è molto ingrandita perché in effetti tutto l'insieme dei fiori misurerà un 3 cm, sì e no. È una pianta di recente arrivo. Qualche anno fa non si osservava, proviene dall'est Europa, Asia occidentale, sta diffondendosi sempre di più. Al bordo di qualche strada, molto arido, molto secco, si può osservare questa piantina. E questa che è una pianta che sta fiorita per un periodo lunghissimo, dalla primavera fino a Natale in continuazione, e a qualcuno può piacere, può sembrare che dia una nota di colore, di vivacità. In effetti è una pianta tremenda, di origine sudafricana, che ha sempre un effetto deleterio sui nostri ambienti naturali, è dannosa per le api, è dannosa per gli animali che la brucano, è una sorta di peste, e è diventata diffusissima. Questa credo che sia l'ultima che vi mostro nella carrellata iniziale, perché anche in città può capitare di trovare qualche orchidea. Com'è che ce la fanno a crescere anche nell'ambiente cittadino? E vedremo come fanno. Ecco. Tutte le piante che vi ho mostrato sono una piccola quota di quelle che crescono in Bergamo. Bergamo non intesa come città alta nelle mura, ma il territorio di Bergamo, che è abbastanza ampio. Qui vediamo una veduta un po' complessiva. Ecco, questo è più o meno il territorio indagato e quello è l'aspetto, diciamo, geografico, Bergamo. Quando invece dico flora, che cosa intendo? Perché noi parliamo della flora di Bergamo stasera. Per flora intendo sostanzialmente fare un inventario, un censimento delle piante presenti. Vuol dire fare la lista di tutte le specie che crescono su questo territorio oggetto di indagine. E avete tutti una qualche idea di cosa vuol dire fare un censimento che riguarda le persone. Noi siamo già noti all'anagrafe, il nostro nome e cognome ce l'hanno, il nostro indirizzo ce l'hanno, però magari ci chiedono altre notizie, il nucleo familiare, quanti siamo, la nostra casa è di proprietà, siamo in affitto, quanto guadagniamo, che reddito abbiamo, che risparmi abbiamo. Titolo di studio, professione, abbiamo una o due macchine in famiglia, andiamo al lavoro col tram, col treno, a piedi, cioè tutta una serie di informazioni che ci riguardano come persone. E potremmo dire che ugualmente un censimento delle piante deve raccogliere tante informazioni, con la differenza che non ho l'aiuto dell'anagrafe all'inizio. Cioè quando parte un'indagine del genere, io e i miei amici che hanno collaborato, non avevamo la minima idea di quante specie di piante c'erano a Bergamo. E poi bisogna valutarne anche la consistenza. Ci sono piante che sono presenti con pochissimi individui, specie diciamo rare, specie più comuni, specie diffusissime. Sono tutte cose da valutare. Poi dove sono presenti? Questo è un aspetto molto importante. Alcune vedrete che non hanno sostanzialmente delle preferenze, altri si concentrano invece in situazioni, in ambienti molto precisi. Hanno biologie diverse, vuol dire che ci sono specie annuali, specie perenni, taglie differenti, modi differenti di disseminazione che le favoriscono o meno nell'ambiente cittadino. Hanno un'ecologia diversa, soli umidi, soli secchi, versanti ombrosi, versanti asciutti. E poi hanno una corologia che è una cosa un pochino più difficile da farvi capire, ma sul nostro territorio ci sono per esempio, e poi lo vediamo, piante di origine mediterranea. Qui raggiungono poi il loro limite settentrionale. Abbiamo piante di provenienza per esempio asiatica, qui raggiungono un pochino il loro limite occidentale.
Abbiamo piante che ci stanno perché devono starci, sono a grande diffusione cosiddetta europea, e per cui oggi è ovvio che ce le aspettiamo qua. Cioè ci sono piante che sono distribuite in modo molto diverso a livello, diciamo, continentale, e la presenza con cui le ritrovo, la frequenza con cui le ritrovo mi dà delle indicazioni. Ed ecco qua, il territorio di Bergamo è quello che vedete al centro dell'immagine, il più vasto tra tutti i comuni rappresentati, e misura, se non sbaglio, 40 quasi 40,2 km quadrati. Vedete che però è stato suddiviso in tanti quadrettini. Perché questo? Sono 115 quadrettini che misurano 615 per 650 metri, non perché ci piace fare questi numeri, ma perché sono due decimi per tre decimi tra latitudine e longitudine. Centesimi, scusate. E saltano fuori queste misure. C'è una metodologia adottata in tutta Europa per fare i censimenti, i territori vengono sempre divisi secondo questa metodica e si contano le specie in ognuno di quei quadrettini, che sono chiamate unità geografiche operative. Per cui complessivamente la superficie indagata diventa un pochino più grande, diventa di 45, quasi 46 km quadrati. Ecco, per ognuno di quei quadrettini lì, per ognuno di questi 650 per 615 metri, bisogna percorrerlo meticolosamente nei posti belli, cioè nel parco pubblico, lungo la roggia, nel giardino, magari dal privato che ti lascia entrare perché capisce, è comprensivo, ma anche magari nel parcheggio, sulla scarpata della ferrovia, sulla discarica, sul bordo strada con le macchine che sfrecciano. E possibilmente bisogna farlo in vari momenti dell'anno. Ci sono piante che hanno un ciclo molto breve, primaverile, per esempio le rhodium, quella pianta col fiorellino rosa, altre che si fanno riconoscere più avanti nella stagione, altre che sono molto tardive. Se non percorro più volte questo territorio, molte piante rischiano di sfuggire. Per cui tutta la città è stata indagata. Qui vediamo così un'immagine un po' del centro, qui siamo a Colognola, giusto per farvi capire, Qui siamo nel quartiere Boccaleone. Questa fioritura bianca è la Capsella grandiflora, una di quelle piante che vi ho mostrato in precedenza. Qui siamo verso l'ingresso dell'autostrada. Adesso è un'area completamente sconvolta dal cantiere e lì probabilmente, controllando a lavori finiti, si troverà una situazione completamente diversa in termini di piante presenti. Ecco, qui varie immagini, ancora la rotatoria di via Carducci, qui siamo su via Gavazzeni, è anche ambiente un pochino più piacevole, certo che se vado sui colli, in città alta, se mi lasciano accedere, questa è la proprietà dei fratelli Cerea, vicino a Porta San Lorenzo, a Stino, quando noi abbiamo iniziato l'indagine, che era nel 2006, si presentava ancora così. Non era stato ristrutturato, non era stato riorganizzata l'azienda agricola, era una situazione, vedete, molto diversa dall'attuale. L'orto botanico non aveva trasferito lì la sua sezione. E poi c'è invece la parte collinare, molto bella, lì si va a un ambiente decisamente più naturale. È comune di Bergamo, rientra a tutti gli effetti nella ricerca, però capite che non è un ambiente urbano. Infine c'è la parte agricola a sud della città, la poca che rimane, ma delle sue caratteristiche. Un paio di scorci, ecco. Giusto per darvi un'idea della varietà di ambienti che sono da visitare. Tante proprietà erano private, questa è la Conca d'Oro, tutte le aree evidenziate sono proprietà private e magari sono spesso le più interessanti. E lì bisogna avere qualche contatto. Ci aveva aiutato molto il dottor Rinaldi, direttore dell'orto botanico, che conosceva alcuni di questi proprietari, oppure non li conosceva, però se lui chiamava erano poi ben disposti a lasciarci entrare. Ecco queste altre zone che abbiamo visitato, e senza questo aiuto non sarebbe stato possibile. Sore Poverelle, Villa Marieni. Ecco, i proprietari solitamente, quando avevano capito cosa volevamo fare, mostravano un notevole interesse.
avevano anche piacere se si ritornava una seconda volta e spesso seguivano anche per capire, insomma, per imparare qualcosa anche loro. Io ho il dispiacere di aver potuto contribuire poco in questo senso, perché è stato, diciamo che io, il mio lavoro non mi concedeva di avere dei pomeriggi liberi, invece come i miei due colleghi, Mimmo e Germano, che il pomeriggio libero l'avevano quasi sempre. Per cui se ne sono occupati soprattutto loro. Ecco, per esempio questa pianta, che è un iris particolare, che nell'Ottocento era probabilmente molto diffuso in tutti i vigneti che c'erano sui colli, scomparsi i vigneti e è scomparso anche lui. E si ritrova praticamente solo in queste, tra una piccola popolazione in via Lavanderio, si ritrova praticamente tutto nelle proprietà private. In questi giardini ci sono ancora delle ripe, delle scarpatine, dove lui fiorisce, tra l'altro copiosissimo, solitamente in marzo. Ogni puntino rosso è una stazione indagata. Cioè lì ci si è fermati, si sono prese le coordinate e si è censito tutto quello che si poteva censire. In alcuni punti si è tornati più volte nel corso di 9 anni, perché la ricerca è iniziata nel 2006 e si è considerata conclusa con la pubblicazione nel 2015. Complessivamente 973 uscite, cioè siamo partiti per 973 volte in 3 persone a esplorare, abbiamo raccolto quasi 50.000 dati. E per alcune specie un po' critiche, un po' più difficili magari da riconoscere, da determinare, anche dei campioni di erbario. Alla fine, al 2015, risultavano 984 specie. Io non so se che ordine di grandezza poteva, dovevo chiedervelo prima magari. È un numero abbastanza alto. Vuol dire che rispetto alle circa 2550 specie presenti nella Bergamasca, la sola città di Bergamo ne ospita abbondantemente più di un terzo. E rispetto alla flora italiana circa un decimo, per darvi un'idea. E non è che poi dal 2015 siamo andati in disarmo, perché quando si vede qualcosa di interessante comunque si implementa comunque il database, e anche se di poco le specie comunque continuano a crescere. Ecco. Per ogni piccolo settore, lì vedete il numero delle specie censite. Questo riguarda tutta Bergamo. Per una parte, quella che sta sopra la linea rossa, che rientra nel Parco dei Colli, noi abbiamo continuato imperterriti e non vi ho aggiornato tutte le OGU, però vedete che in certi casi sono cresciuti anche di 30-40 specie presenti lì. Non sono specie nuove per la città, però lì, continuando con altri 7 anni, 8 anni di ricerca, vedete che i numeri continuano a crescere. E questa è una rappresentazione un po' diversa, che però dà visivamente subito l'idea di quali sono le zone più ricche, che ovviamente non sono le zone del centro, vedete il puntino nero piccolissimo. Le zone più ricche sono Astino, il punto rosso più grande e aree vicine, e poi su verso, diciamo, zona maresana, tanto per dare un'idea. Allora, il programma per l'inserimento dei dati alla fine permetteva di realizzare una mappa di quel tipo, amorfa frutticosa, è diffusa in quel modo. Però in sede di pubblicazione le mappe le abbiamo realizzate così, ci sembravano molto più chiare. Vedete che amorfa frutticosa cresce esattamente lungo la ferrovia. Non risultava dalla mappa precedente. Abbiamo preferito realizzare delle mappe che fossero più, diciamo, esplicative. Ogni specie ha la sua mappa. E se io, ecco, questa è la pubblicazione, in effetti si presenta in questo modo. C'è tutta una parte introduttiva che spiega tutta una serie di cose, ma oltre metà del volume è costituito dall'elenco delle specie con le loro mappe distributive.
in alcuni casi ci sono anche delle illustrazioni. Ecco, diciamo circa un terzo delle specie sono illustrate, quelle che non sono le più belle, ma erano quelle che avevano più bisogno dell'immagine per essere riconoscibili e soprattutto in particolare le piante che amano vivere in città. Ecco. A questo punto vi chiedo di fare attenzione. Sfogliando tutte le mappe, osservandole tutte le mappe, si notano delle costanti. Alcune piante, per esempio come queste, vedete che crescono su tutta la parte grigia, cioè all'interno del costruito, all'interno dell'edificato. Sono piante che sono dette stenurbanofile, la loro sigla è SFI, cioè piante che vogliono vivere in città, l'ambiente della città, l'isola di calore della città, l'asfalto, i muri, i marciapiedi, i parcheggi, sono il loro ambiente di crescita preferito. Poi ho piante di questo tipo, l'edera, erigeron, potentilla reptans, molto comuni, piante molto comuni. Vedete che non sembrano avere una preferenza particolare. Sono distribuite un pochino ovunque e sono anche numericamente presenti in modo molto consistente. Queste piante sono considerate urbano-neutrali. Neu è la sigla che le identifica. Che sia campagna, che sia città, che sia un coltivo, un bosco, va bene tutto, che sia il parcheggio, queste piante si arrangiano sempre. E poi abbiamo piante come queste che vedete che sul grigio si guardano bene dall'andare. Le troviamo tutte rintanate su nella parte alta, verso i colli, e sono piante, diciamo, di gusti un po' difficili, l'inquinamento, l'isola di calore, il caldo della città, il secco, perché ovviamente l'asfalto è un ambiente asciutto, i parcheggi sono ambienti asciutti, loro vogliono l'ambiente fresco della collina, spesso prediligono i versanti un pochino ombrosi, suoli di una certa qualità, per cui sono definite in questo caso urbanofobe, stenurbanofobe, vuol dire urbanofobe al 100%, strettamente urbanofobe. Se io metto a confronto gli areali di queste piante, è subito evidente, stenurbanofobe, stenurbanofile, vedete come sono alternative, come distribuzione? Esattamente alternative. E poi le urbano-neutrali, che sono completamente indifferenti. Ecco, cominciate a capire che magari, le piante di questo gruppo, se le ritrovi in un parco cittadino, sono significative di qualcosa di importante che si è conservato, di qualcosa che merita di essere perpetuato, magari anche per le generazioni future, se si riesce. Piante di questo tipo non hanno nessuna fatica a vivere in città, vengono spesso in ambienti anche degradati, non sempre. Forse io non devo preoccuparmi per conservare questo gruppo di piante, si trovano già molto bene da sole. E queste invece sono neutrali. Trovo anche qui magari delle piante molto belle, di qualità, diciamo, molto apprezzabili anche dal punto di vista estetico, anche dal punto di vista della biodiversità. Però sono piante robuste, necessitano meno del nostro aiuto, necessitano molto meno di essere tenute in qualche considerazione da noi. Ecco, io vi ho rappresentato stenurbanofobe, la categoria più alta, stenurbanofile, la categoria più bassa, e urbano-neutrale. In effetti ci sono anche delle situazioni intermedie su cui non mi soffermo. In maggioranza le piante di Bergamo, per il 45, cioè in maggioranza, nel senso che è il gruppo più consistente, non la maggioranza, il 45,3 si trova male in città. E, attenzione, sono un gruppo consistente in termini di specie, ma non lo sono in termini di individui. Tante di queste piante sono presenti con pochissimi esemplari. Le piante neutrali rappresentano circa il 29%, non sono le più consistenti dal punto di vista numerico come specie, ma lo sono dal punto di vista degli individui, sono copiosissime, diffusissime, sono tante. E le piante che invece amano la città sono il gruppo minore, ma anche queste sono molto rappresentate, molto diffuse. Vedete che ovviamente le urbanofile, pallino rosso o violetto, si concentrano verso le aree urbane, le urbanofobe,
pallino giallo oppure verde si concentrano verso le aree naturali. E quello è un primo modo di valutare le piante. Poi ce ne sono altre su cui vado più veloce perché a voi potrebbero interessare meno. Queste sono graminacee molto comuni. Sono piante che io ve le ho messe lì, belle, carine, ma poi viste a fianco della strada non attirano l'attenzione di nessuno. Sono tutte piante che si dicono cosmopolite. Quella lì è la distribuzione a livello mondiale di quella più a destra, la Digitaria sanguinalis. Nelle aree verdi è probabilmente originaria, in tutte le aree che vedete colorate in viola è stata portata dall'uomo, traffici, trasporti involontari, per cui si è diffusa un po' ovunque. E anche in città sono piante estremamente comuni, si trovano bene in città, sono presenti praticamente ovunque. Anche negli ambienti in pieno centro sono molto rappresentate. Questa è una felcettina, una pianta carina, però anche lei è di fatto una pianta che ha un'amplissima diffusione mondiale. Questa è una pianta diversa, il bagolaro, Celtis australis, è molto usato per le alberature, spesso si inselvatichisce, è presente un po' ovunque, inselvatichito, la sua foglia. In origine è una pianta mediterranea. Vedete che non ha un areale che si estende a mezzo mondo, ma soltanto parte del bacino del Mediterraneo e qualche area limitrofa. Corotipo mediterraneo, una distribuzione diversa. Come si trovano queste piante in città? Sono abbastanza diffuse, anche se non come le precedenti. Altre piante di tipo mediterraneo, se vado sulle mura, per esempio, i capperi, li avrete visti tutti tante volte. Eringium campestre è presente nei pratelli aridi, che Norinum minus è una bocca di leone minuscola, veramente minuscola, molto elegante ma minuscola. La valeriana rossa l'abbiamo vista anche prima. Tutte piante di provenienza mediterranea. Un ambiente ricchissimo di piante mediterranee, forse il più ricco però non sono le mura, ma la stazione, finché non l'hanno diserbata perlomeno. Perché la stazione si trova, adiacenza della stazione si trovava veramente di tutto. Fra cui questa Centaurea calcitrapa, una sorta di fiordaliso spinoso, che era stata segnalata nell'Ottocento e poi non era stata più rivista a Bergamo ed è stata ritrovata lì in pochissimi esemplari che sono durati giusto il tempo di osservarli perché poi si è proceduto al diserbo, sì, e ritrovata e ripersa immediatamente. Questa è un'altra pianta molto bella, Campanula sibirica, la trovo sui colli, non è comune. Il nome vi fa capire che viene dall'Asia centrale, la parte meridionale della Siberia, non è la Siberia che noi immaginiamo con la taiga, la neve perenne, la Siberia arida, la Siberia tendenzialmente steppica. Riconoscete dove è Bergamo, che sta più o meno qua. Siamo all'estremità occidentale del suo areale, cioè se scompare a Bergamo la pianta perde un pochino del suo areale. È una specie molto preziosa questa, corotipo eurosibirico, vedete come sono distribuite. Il sentierino che vedete sulla parte bassa dell'immagine è la cosiddetta via Le Case Moroni, era uno dei posti più belli e più facili per andare a vedere Campanula sibirica, però c'è l'uso di diserbarlo ormai da parecchi anni. C'erano tantissime specie, era una delle località più interessanti per i nostri rilievi. Viene diserbato sostanzialmente senza nessuna necessità e tutte queste specie lì sono andate perse. Questi li conoscete benissimo, qui tocchiamo un altro argomento. Terofite vuol dire piante annuali, nella flora di Bergamo sono abbastanza rappresentate, i papaveri sono un po' tipici rappresentanti delle piante annuali, queste sono piante che pestate spesso, non ci fate caso, ma sono estremamente diffuse. La margheritina, qua ci ritorniamo, invece è una pianta cosiddetta emicriptofita, è perenne, sverna durante la stagione fredda, sopravvive come rosetta di foglie. Queste piante sono dette emicriptofite. E queste che conoscete tutti benissimo, sapete che hanno un bulbo. Sono piante geofite. Ecco, vi mostro solo queste tre categorie.
che sono importanti. Guardate la distribuzione delle eterofite, guardate la distribuzione delle emicriptofite e guardate quella delle geofite. Se ricordate le prime mappe che vi ho mostrato, le piante urbanofobe e le piante urbanofile, vedete che si sovrappongono abbastanza bene. Queste potrebbero essere piante urbanofobe, e lo sono tutte, perché in città non trovo oscille o bucanevi, mentre trovo con estrema facilità margheritina o il papavero. Ecco, dovete cominciare a tenere un po' a mente le cose, cioè ci sono delle piante di qualità che sono urbanofobe, spesso sono geofite e emicriptofite, sono autoctone, non sono di provenienza, cioè cominciano a delinearsi le caratteristiche di queste piante che sono un po' più importanti. Ecco, a noi interessava relativamente poco, però ci siamo resi conto che, censendo tutte le piante, uno degli aspetti che poteva essere di immediata utilità era quello di rilevare dove vivono le specie che causano allergie. E questa è la loro distribuzione. Assieme alla zona più ricca ce n'è più tante, però guardate, dal punto di vista sanitario, secondo me, non vuol dire niente, perché il polline viaggia e va ovunque. E poi, che ne so, in pieno centro dove c'è un puntino piccolo, magari ci sono migliaia di piante di parietaria su tutte le pareti, e quella è sufficiente per dare allergia a tutta la città. È una sola specie, ma sono migliaia di individui. In un'altra località magari posso avere, che ne so, qualche parietaria, posso avere un po' di graminacee, ma magari complessivamente non producono la stessa quantità di polline. Per cui lascio un pochino il tempo che trova, ma era un'indagine che abbiamo fatto. Ed ecco qui la nostra ambrosia come rappresentante di specie molto allergenica. Questa è la sua diffusione al 2015, adesso è aumentata un po'. Questa ve la lascio così, per ora non vi dico molto. Potreste avere piacere di vedere delle palme in città, pensare che sia una nota esotica gradevole, magari dovuto al riscaldamento climatico. Si continua a dire che le temperature salgono e allora arrivano anche le palme. Per ora ve le lascio lì. Però mi servono per introdurre questo argomento. Nel 2013, a livello regionale, queste sono l'incidenza delle specie alloctone, cioè le specie che provengono da ogni parte del mondo e non sono nostre. La Lombardia, vedete che era già in testa, stava attorno al 15%. Nel 2021 la Lombardia ha passato nettamente il 15%, sono aumentate in tutta Italia, in Lombardia molto di più. In Italia adesso mediamente sono il 17%. In Lombardia vedete come sono andate crescendo. Nel 2009 erano il 16, quasi il 17, nel 2012 il 19,2, 2021 il 19,7. In provincia di Bergamo, secondo voi, come stiamo? Meglio o peggio? Bergamo e Brescia insieme al 2012, perché ne avevamo concluso una ricerca a quell'epoca, eravamo attorno al 23,2%, cioè nettamente più alti che il livello nazionale, sì, sia regionale che nazionale. E invece a Bergamo? La provincia, a livello provinciale. Invece a Bergamo città la situazione è questa, cioè sulle 984 specie, 307, il 31,2% sono di provenienza esotica. Guardate che è un disastro dal punto di vista floristico. E cosa vuol dire un dato del genere? Vuol dire che il territorio è trattato male, poi uno potrà discuterne, però vuol dire che si è costruito molto, si sono tracciate molte strade, si fanno scavi, ci sono cantieri aperti, c'è tutta una manomissione del territorio che è importante, che incide molto rispetto alla superficie totale, altrimenti queste piante non ci sarebbero. È un dato da tenere presente. Ovviamente nessuna di queste piante ha bisogno del nostro aiuto per diffondersi. Ecco. Allora, 68% sono autoctone,
del 31,2% di alloctone, una parte sono le cosiddette archeofite, piante che sono qui dall'antichità. I papaveri alla fine sono arrivati col frumento dalla mezzaluna fertile 3-4 mila anni prima di Cristo. Ecco, il fiordaliso ha seguito la stessa strada. Ormai il nostro ambiente li ha digeriti, anzi, il fiordaliso poverino è anche scomparso. E sono molto più pericolose le cosiddette neofite, piante che sono arrivate dopo la scoperta dell'America. L'ambrosia è una di quelle, la palma che abbiamo visto è una di quelle. Dove sono copiose queste specie esotiche che costituiscono un problema? A livello nazionale, ma vale esattamente anche per noi, vedete, nelle aree urbane, nei parchi e nei giardini, e poi se andate sotto strade e ferrovie. Ecco, corsi d'acqua noi particolari qua non ne abbiamo, però sono tre ambienti, ambiente urbano, parchi e giardini in senso lato e strade e ferrovie che a Bergamo sono e un po' in tutte le città molto ben rappresentate. In generale sono gli ambienti antropizzati che ospitano queste specie. Ambienti antropizzati vuol dire dove l'uomo vive, dove l'uomo manomette, dove l'uomo modifica. Mentre gli ambienti naturali ne ospitano una proporzione decisamente minore. Le archeofite, vi ho detto che sono quelle antiche, e sono magari numericamente tante le specie, però sono veramente rare come individui. Chi vede più un fiordaliso al giorno d'oggi? È un evento rarissimo. La Legusia io l'ho vista l'anno scorso giù verso Treviglio, ma erano anni e anni e anni che non ne vedevo una. Bellissima. Mentre sono molto più diffuse queste di provenienza recente e stanno diventando sempre di più. Ecco, questa è un'idea della loro diffusione. Dove ho degli ambienti più naturali, più intatti, cioè la parte alta, vedete che loro scarseggiano. Tra l'altro, la regione Lombardia, molte di queste specie, che a voi possono anche piacere, le considera invasive e dovrebbero essere oggetto di lotta obbligatoria, cioè si parla di eradicazione, chiaramente senza nessuna concreta possibilità di successo. Ve ne mostro solo alcune, questa è l'Ailanthus, questa è il Senecio di cui vi ho parlato molto brevemente prima, e queste sono Trachycarpus fortunei, pianta che in tutti i boschi collinari ormai è diventata sul territorio di Bergamo estremamente comune e sconvolge tutto dove cresce. Ecco. Se faccio dei confronti con il passato sono abbastanza impietosi. Nel 1853 vedete che l'urbanizzato era praticamente città alta e un pochino dell'attuale città bassa. Tutta la parte che vedete in arancio erano sostanzialmente orti. A un secolo di distanza la situazione è questa, 1954. Ecco. Vedete come si è allargata l'area urbanizzata. E al 2015, quando noi abbiamo pubblicato la nostra ricerca, la situazione era questa qua. E si è, diciamo, un pochino accresciuto ancora l'urbanizzato. È chiaro che tutto cambia in una situazione del genere, sia nelle aree più edificate che anche in quelle più naturali, perché c'è un uso diverso del territorio. Valtremana, siamo nella zona sopra Redona, per intenderci, negli anni 50. I pendii erano ancora pascolati, il bosco quasi non lo si vedeva, non esisteva. Oggi si presentano più o meno così, sembrerebbe un'evoluzione positiva. Uguale il pendio verso la Maresana, vedete com'era brullo e come è andato invece rinverdendosi. Però nel complesso la situazione è molto peggiorata. Ci sono almeno 217 specie, in gran parte specie molto belle, molto preziose, che erano segnalate nell'Ottocento da Rota, da Rodegger, Schenevard, che non si trovano più a Bergamo. Vi mostro alcune di quelle più appariscenti, più vistose. Questa è per esempio Ofris apifera nei vigneti collinari. Orchis laxiflora, c'erano delle zone umide dove oggi c'è Ponte Secco. Ecco. Però abbiamo trovato delle specie in più, ma sono specie di nessun valore. Rientrano tutto in quel gruppo di specie alloctone, neofite, spesso abbastanza invasive. E queste non le hanno viste i vecchi botanici.
sono ritrovamenti nostri, ma di cui avremmo fatto sinceramente meno, avremmo preferito trovare quelle di cui loro ci hanno lasciato memoria. Ecco. Vi dimostro la Capsella Grandiflora, che è una delle ultime arrivate. Da dove sono scomparse queste piante che non ritroviamo più? Vedete che crescevano soprattutto nei prati. Ecco, vi ripeto, cominciate a tirare un pochino le somme, cioè quando si ragionerà di cosa possiamo fare, cioè, non è che possiamo sconvolgere l'assetto della città, però magari se si ragiona su come si mantengono i prati nei parchi, vedete che era un ambiente ricco quello dei prati, se nei prati i cittadini riescono a rinvenire qualche specie interessante, magari è proprio l'ambiente più importante su cui posso agire. Qui vado molto veloce nella pubblicazione, per chi vorrà magari sfogliarla o prenderla, si trattavano alcuni temi particolari. Ecco. Ecco, l'idea nostra non era quella di fare una ricerca per scriverla e mettere lì un libro, ma si sperava che potesse avere una qualche utilità per aumentare le conoscenze dei cittadini e anche da parte di tecnici e amministratori che sono coinvolti nella gestione del territorio, dare qualche conoscenza in più. Queste erano proprio le nostre finalità. Ovviamente noi abbiamo un'attenzione all'ambiente naturale, per cui ci interessava che la biodiversità degli ambienti naturali, anche se sono ambienti cittadini di una naturalità limitata, venisse conservata e, se possibile, anche incrementata. Molte persone hanno idea che la città non sia un ambiente ricco, non posso ospitare delle specie interessanti, mentre se esco, se vado in campagna, posso trovare ancora molte cose belle, molte specie rare, molte specie importanti. Tante volte è vero il contrario, soprattutto se io mi sposto verso sud, in aree di forte utilizzo agricolo. La campagna è poverissima, sono aree intensamente diserbate, intensamente lavorate, intensamente concimate, dove la chimica larghissima parte, senza esprimere nessuna condanna, c'è un dato di fatto, dove la chimica ha una larghissima importanza nella conduzione dei terreni e che si impoveriscono in modo drammatico di specie spontanee. E mentre nelle aree marginali della città spesso ci sono questi terreni, queste aree che sono lì, attendono un po' di essere edificate, non si sa se lo saranno, se non lo saranno, però intanto ci sta il prato. Il prato dura magari 10 anni, 15 anni e in queste aree si trovano molte specie interessanti sia dal punto di vista della flora ma anche dal punto di vista della fauna. Per cui se io faccio un paragone rispetto alle aree che stanno a monte, rispetto ai colli, rispetto a Canto Alto, è chiaro che vado in un'area più ricca. Ma se mi sposto verso la pianura vado normalmente in aree molto più povere. A confronto la città si presenta come un ambiente molto più ricco. Ecco, infatti i particolari habitat urbani hanno una buona biodiversità. È necessario che le persone se ne rendano conto però, che sappiano imparare a riconoscerli e ne capiscano l'importanza. E per arrivare proprio all'argomento che dovrebbe interessare più voi, il modo con cui si gestisce il verde pubblico può essere molto influente in questo senso. Io insisto sempre su questo aspetto, tante volte quando si parla di ridurre i tagli, perché poi alla fine è un'operazione di cui si parla spesso, subito si considera, ah bene, così spendiamo di meno, non è questo il ragionamento, tagliare l'erba alta costa come fare due tagli con l'erba bassa, forse costa anche di più, cioè si tratta di spendere più bene, non di risparmiare dei soldi. E anche altri aspetti, per esempio, sono pagine prese così un po' a caso dall'Eco di Bergamo, la pulizia delle mura va bene, ma perché questo muro è meno bello o questo o quello pieno di erigia sono meno belli di questo? Non sono pericolose per i muri quelle piante là, assolutamente. Queste sono specie che non danno nessun problema ai muri. Sì, l'ailanto sì. Ma qui non c'è l'ailanto, cioè, intendiamoci. Cioè, se lo errori di diserbante, lo pulisci tutto, lo metti lì così, è un discorso diverso. Settimana scorsa ho fatto una conferenza in Città Alta, avevo paura di non trovare parcheggio. Sono arrivato su un po' prima, il parcheggio poi l'ho trovato subito, avevo mezz'ora abbondante, ho fatto una camminata lungo le mura.
ho visto almeno tre signore, una signora, una mamma con la bambina, che raccoglievano le valeriane, sporgendosi anche con un po' di azzardo, no? Facevano il loro mazzo dei fiori contentissimi. Tutta la gente ammirava i fiori e c'era anche una coppia sotto il baluardo, lì non so se si chiama San Giovanni, anche loro che raccoglieva fiori. Ecco, c'è qualcuno che li apprezza, voglio dire, sia pure per raccoglierli. E questo ambiente non si presta per gli amanti dei fiori. Questo vale anche, per esempio, per tutte le scalette che salgono verso Città Alta, sì, che a volte sono in totale abbandono, a volte si dà la ripulita, sono completamente diserbate. Ecco, sì, questo è lo scorlazzino con i suoi sedum. E io trovo dei cartelli di questo tipo: voi siete qui, le vie del verde. Ma cosa c'è di verde? Se non vi spiegano che cosa c'è. Magari se fosse fatto così il cartello, riuscite a capire che la via del verde ha un significato. E allora andate per vedere la fioritura dei tulipani, splendidi, che poche persone conoscono, sono magnifici, tulipa clusiana, che stanno proprio lì, sopra Borgo Canale, via Ripa Pasqualina. Però anche il cartello di via Pasqualina, sapete che l'hanno fatto diventare via Pasqualina Ripa? Per cui se hanno problemi a fare i cartelli dalle vie, non pensano certo a mettere le indicazioni per... Marzo. Sì, marzo, solitamente in marzo. Sì. Questa è una pianta che era molto comune e anche questa frequentava i vigneti, scomparsi i vigneti e sopravvive in questa zona. Anni fa, guardate, anni fa è stata pubblicata una... Dottor Bernini ha pubblicato, era credo 2007-2008, ha pubblicato un volume sui tulipani europei e non aveva la foto di tulipa clusiana, non riusciva a ritrovarla. Sì, probabilmente non voleva andare in Liguria, non era, perché là ce n'è tanto. E siccome questo nostro ritrovamento era stato pubblicato, ha chiesto a noi la fotografia e io gliel'avevo mandata. Cioè, sono comunque piante di un discreto valore, al di là della bellezza dal punto di vista estetico. Ecco, e per concludere abbastanza rapidamente il discorso delle piante che crescono sui muri, non è necessario ripulire tutto, ci sono piante che non hanno nessun problema a vivere sui muri, non causano nessun ammaloramento, nessun problema, proprio neanche alla muratura stessa. E esiste il cosiddetto indice di pericolosità, chiaramente le cose vanno valutate bene, un conto è un muro di pietra, un conto è un muro di mattoni, un conto è un muro che ha un terrapieno, un conto è un muro che ha tutto in rilevato, cioè c'è caso e caso, però per tante piante il problema non esiste. Se voi andate a rivedere le zone che vengono ripulite, scompaiono tutte le specie belle, ma l'ailanto, gli olmi e quelle sono sempre lì, per cui si dirottano le forze sui deboli, no? Come si dice, e si risparmiano i forti. I capperi possono stare, poverini. A che poi arriviamo ormai ai prati. Se avete in mente questo prato, ecco, diciamo che dal punto di vista della biodiversità non è il massimo. Queste invece sono fioriture che si vedono molto spesso in città, solitamente in primavera, prima che passino a fare lo sfalcio. Fioriture di marzo, prima metà di aprile. Margheritine, già le avete viste. Tutte queste piante non hanno un particolare significato, rientrano nelle cosiddette urbano-neutrali. Sono piante che posso vedere sia negli ambienti abbastanza naturali, non di qualità eccessa, ma che vivono bene anche in città. Fa sempre piacere vederle. Prunella vulgaris è una pianta a fioritura estiva, le altre erano tutte a fioritura primaverile. Ecco. E adesso queste ve le ricordate. Proviamo a guardarle. La viola odorata è un urbano neutrale. La viola rechenbachiana è un po' a metà strada, con la viola rivignana che invece è stenurbanofoba. Vedete come va riducendosi l'areale. La prima è presente in tutta la città. La seconda comincia a contrarsi e la terza si ritira veramente nella parte più naturale dei colli. Allora, tutte le specie che io posso classificare nell'ultima categoria, SFO, stenurbanofobo, dovrei teoricamente impegnarmi per difenderle. Non è che devo farci la guardia, però vuol dire che se in quel parco di 10.000 metri quadri crescono in 500 metri, magari chiedo che quei 500 metri lì
si salti un taglio o due per dare loro modo di fiorire e di disseminare. E allora il classificare le piante in questo modo mi dà un indirizzo abbastanza utile. E se io vado per esempio al parco cittadini, vedo queste piante. Le abbiamo viste quest'anno con Barbara. Dov'è Barbara? Eccola là. Perché ha piovuto, i tagli erano un po' in ritardo, se no nessuno le avrebbe notate, finivano nella falciatrice tranquillamente. Sono eurourbanofobe, non di qualità eccessa, però di buona qualità. Tra l'altro la fioritura è molto bella da vedersi. Veronica serpillifoglia, molto bella anche lei, un pochino più nelle neutrali, però una bellissima pianta. Questa graminacea che probabilmente chi non ha l'occhio esperto non nota, però appartiene sempre a questo gruppo delle urbanofobe. Antoxanthum odoratum è la graminacea che dà il profumo più grato, più gradevole al fieno. Quando si dice il fieno che non è come l'insilato di mais, è perché nel fieno buono c'è l'antoxanthum. Se io vado a fare una passeggiata, per esempio, al Parco Marenzi in primavera, c'è una bellissima fioritura di Allium ursinum, che è lì perché resiste da quando al di là del muro c'erano i boschi, c'erano le rocce, c'è una sopravvivenza quasi unica per la città. Perché devo metterlo a rischio passando a falciarlo? Lascialo fiorire, lascialo disseminare. Sono piccole attenzioni. Trovo anche gli anemoni nel Parco Marenzi, perché non dovrei rispettarli. Se vado al Parco Suardi in primavera, presto, ma prestissimo, vuol dire metà febbraio, primi di marzo al massimo, vedo una bellissima fioritura su una fascia abbastanza ampia di questo croco, che è stenurbanofobo, cioè veramente una di quelle piante che rifuggono la città, sopravvive lì un'isoletta felice nel Parco Suardi. Perché dovrei distruggerlo? Due orchidee, che la seconda, cefalantera longifoglia, era già nota al tempo della ricerca 2015 e all'epoca stava veramente ai margini della città, un po' verso la collina. Adesso è penetrata qua e là in qualche parco, come cefalantera d'Amazonio, quella più a sinistra, che in precedenza non era nota. Per cui vedete che ci sono anche dei segnali positivi. È chiaro che non le devo falciare, è chiaro che devo dare loro il tempo di disseminarsi. È chiaro che dove ci sono le orchidee non posso andare a fresare il terreno, rivoltare, vangare, fare operazioni del genere. Allora, operativamente cosa vuol dire? Che dovrei saper riconoscere queste presenze, dovrei indicarle, dovrebbe esserci un pochino di attenzione. E queste sono altre specie, più o meno, in questo caso non di qualità eccessa, però comunque piante neutrali, belle. Se cammino lungo le rogge, anche in ambito urbano con la strada a 2 metri e una ripettina di un metro o due dove cresce un pochino di tutto finché non vengono a fare la pulizia del canale, anche qui trovo delle piante molto interessanti come l'Angelica Silvestris, la Dulcamara, l'Itron salicare che addirittura è stenurbanofobo però lungo i canali penetra in città, la Valeriana molto bella, queste due piante, l'Iris. Ma quella più indicativa è quella a sinistra, la Lisimachia. Ecco, ripeto, non sono piante rarissime in città, però sono piante che possono sfuggire completamente alla vista se vengono falciate prima della fioritura. Se hanno il tempo di fiorire, allora vi accorgete. Operazioni di taglio. O si taglia molto basso, qui voglio dire, non voglio essere critico, però siete voi del quartiere che dovete stabilire che cosa volete. Volete il cosiddetto prato ordinato? Va bene, allora la soluzione è quella là. Volete rispettare le specie spontanee? Volete che queste piante abbiano una chance di sopravvivenza? Allora bisogna agire un pochino diversamente, differenziando magari il taglio in alcune aree, saltandone uno o due in quelle aree dove queste piante vivono. Ecco, operazioni di questo tipo, condotte magari in estate, con la siccità, alla fine rilanciano la sorghetta, che è quella graminacea molto alta, che pian pianino diventa sempre più invasiva, il tappeto, cosiddetto tappeto erboso, praticamente scompare, diventa un solo un insieme di erbacce
che vengono momentaneamente domate, come il domatore che schiocca continuamente la frusta per tenere il leone sullo sgabello. Però si abbassa la frusta e il leone scende. E questi, va bene, altri esempi, che capite tutti di che zona si sta parlando, è stata rifatta molte e molte volte. A un certo punto si è deciso di metterci tutti i gerani, poi sono morti, insomma, adesso non so esattamente cosa ci sia. Tu lo sai, Mario? Anch'io ho perso il conto delle risistemazioni, onestamente. Però, fra i gerani, cioè dovendo acquistare le piantine di geranio, che costano 5 euro l'una almeno, perché non hanno acquistato il geranio sanguigno, che sarebbe vissuto benissimo? Io nel mio giardinetto ho dei gerani sanguigni che vivono da 20 anni. Va bene, fioriscono tantissimo e non muoiono mai, senza bagnarli, senza far niente. Perché non si scelgono le piante giuste. E ci sono le indicazioni per saperlo fare. Anche queste piante, Buftamon salicifolium, bellissimo, le trovo sui colli di tanto in tanto. Sono robustissime, hanno fioriture molto belle. E una volta piantate sono praticamente eterne. Voi dite, ma queste non amano vivere in città. Sì, nel senso che non ci arrivano da solo. Da sole faticano a nascere e a crescere, però se vengono piantate poi resistono, ecco. E infine, ecco, un po' di attenzione magari anche per alcune aree dove ormai questa è una battaglia persa, vado molto veloce, questo è il Palio Alveo del Morler, una zona molto interessante nel cosiddetto parco agricolo, era interessante soprattutto la zona più a nord, perché tutte le specie di area umida vedete che si concentravano soprattutto là, ecco. Adesso, dopo anni in cui la destinazione è rimasta un po' in bilico, l'area verrà edificata e l'area è sostanzialmente persa, anche se si parla di ricreare un corridoio ecologico che però dovrebbe presentarsi così, stando al rendering. Sì, le persone sembrano felici, c'è anche il pallone, però ecco. Io preferivo questo, è chiaro che il costruttore preferisce una cosa diversa. Ecco, però cosa voglio dire? Non vogliamo dire non dovevi costruire, l'area era molto grande, poteva risparmiare quell'area lì e costruire magari spostando un po', ecco. Ma sono considerazioni che normalmente non c'è possibilità che vengano accolte. Questa è una pianta scoperta durante la ricerca e credo che sia l'ultima che vi mostro. Era l'unica presente all'epoca in provincia di Bergamo, una stazione immensa di Smirnium molusatrum, e sopra c'è stato costruito il cosiddetto ecomostro via autostrada. Ecco. Va bene. Allora, questo è un povero tarassaco, niente di particolare. Ho trovato questa immagine che mi era piaciuta. Era in tedesco, credo, la scritta. Puoi scomparire? Posso farla scomparire? Oppure posso decidere di tutelarla? Va bene. Io ho corretto la scritta in italiano, non ho avuto questa brillante idea. Ecco. Vi faccio questo esempio, Oschiamus albus è una pianta abbastanza bella, cresce soltanto in via Mair. Certi anni ci sono due piante soltanto, certi anni ne vedo 5 o 6, 7 o 8. È l'unica stazione in Lombardia, è una bella pianta. È una pianta storica perché è segnalata nel 1853 da Giuseppe Bergamaschi, che scrive esattamente sugli archivolti di via Mair. Per qualche miracolo questa pianta resiste lì da 170 anni. Ecco. Viene diserbata periodicamente e periodicamente lei rinasce. A volte si pensa non ce la fa, non ce la fa. Io penso che le formiche portano a tempo i semini nelle crepe, nelle fessure del muro e lei ce la fa sempre perché è un annuale. Ecco, sarebbe bene, la pianta è segnalata, sarebbe bene magari rendersene conto e mettere anche lei un piccolo cartellino, rispettami, grazie. Ed è questo un po' l'auspicio finale. Vorrei concludere dicendo perché io e altre tre persone alla fine ci impegniamo per fare queste cose. Non abbiamo altro da fare, giustamente direte. Però l'abbiamo sempre considerato veramente come una questione di passione. Io ho scritto un appassionato, non un contributo scientifico, un appassionato contributo scientifico. Ci mettiamo veramente la passione per fare queste cose, per far conoscere il nostro territorio. Ho avuto molto piacere che stasera siete qua in 50. Solitamente ci ascoltano in 10 quando va bene. Ecco. Per cui di questo vi ringrazio molto. Poi, come ho già accennato, vuole essere un invito...
ai cittadini a conoscere il loro territorio e anche agli amministratori ad avere un pochino più attenzione. E infine vorrei dire che abbiamo sempre avuto molto presente il fatto che le nostre ricerche sono un po' la continuazione di ricerche che hanno iniziato altri nell'Ottocento, poi magari più nessuno le ha guardate per un secolo, però noi ritroviamo i loro documenti, ritroviamo i loro elenchi, è un'emozione grandissima. E noi li lasceremo a qualcun altro, speriamo che non servano 100 anni ancora prima che qualcuno si svegli, magari un po' prima, però questa è la nostra intenzione. Mi vedete, le altre due persone che hanno lavorato molto più di me sono Giovanni Perico con la maglietta rossa, che è un insegnante di musica che sta per andare in pensione. Io sono un giardiniere, perito agrario, giardiniere, vivaista. Giovanni Perico è un insegnante di musica, bravissimo florista. Germano Federici, in pensione invece da qualche anno, lui è stato un insegnante di scienze naturali nel liceo Lussano. Ecco. Però nessuno di noi strettamente era un botanico, ha fatto studi particolari in quel senso. E ringraziamo anche sempre Enzo Bona che aveva creato il programma informatico che gestiva tutti i dati, il professor Fabrizio Martini dell'Università di Trieste che aveva avuto la bontà di prenderci per persone serie e ha contribuito a elaborare molto la parte teorica, se no noi da soli non ce l'avremmo fatta, Cesare Solimbergo che invece è il nostro socio, amico e socio, che è quello che maneggia i programmi per fare l'impaginazione, e senza di lui non avremmo potuto creare il libro. E poi il Fab ci dà sempre il sostegno, a volte più morale che concreto, però ce lo dà. Ecco. Grazie anche a voi. Ha visto tutte le aiole. Ma noi qui non parliamo di giardinaggio, noi non parliamo di giardinaggio. Io l'ho viste, Beh, non è flora spontanea, il nostro argomento è la flora spontanea. No, guarda, a me personalmente diciamo che piacciono, non so valutare esattamente cosa hanno speso, se ecco, non voglio dire niente in proposito. Sì, per forza, se no sono buttati. Ci sono piante indovinate, ci sono piante che saranno da vedere. E, guarda, secondo me rispetto alle sistemazioni fatte in passato hanno fatto un passo avanti. Non esattamente come avrei gradito io, però devo dire, il mio è un parere fra tanti, non è il parere che detta. Non ignoro il costo, tu lo sai Mario? Consistente? Quante piante hanno? Quante sono in totale le piantine? Quante sono in totale le piantine? Io ho visto delle piante che mi hanno stupito, tipo Gallium odoratum, tipo. Guarda, questo qui è uno che una qualche idea ce l'ha. Altre piante invece sono un po' di prassi, cioè in quelle combinazioni qua si usano. Però guardi signora, cioè l'opinione mia è che alla fine quello che conta è soprattutto la manutenzione, vuol dire anche Mario Carminati è molto esperto. Cioè al di là dell'impatto iniziale che poi va migliorando col tempo se c'è manutenzione, bisogna essere sì, conseguenti, insomma pianto ma mantengo. Dica signora. Aspetti che, no scusi, c'era la signora prima, scusate, così giro col microfono. Mi perdoni, una domanda da Pierina o da Profana soltanto. Lei ha usato spesso termini quali maggiore o minore importanza, maggiore o minor qualità, maggiore o minor grado di evoluzione. Allora, così, in questo criterio nomotetico cosa rientra? Quali sono gli elementi? Cerco di essere più semplice possibile. Diciamo che se la città di Bergamo non esistesse, se noi non fossimo qua in questo momento, qui ci sarebbe un bellissimo bosco, va bene? L'ambiente naturale qui sarebbe il bosco. Chiaramente è una pura teoria. Noi ci siamo, l'ambiente lo stiamo modificando da migliaia di anni, però tutte le piante che sono arrivate con la riduzione del bosco, con la coltivazione, con l'apertura dell'estate, non erano piante di questo territorio. O lo erano
in misura molto limitata, le trovavo qua e là sporadiche in qualche piccola radura. Dal momento che si aprono degli spazi senza alberi aperti, ci arrivano le coltivazioni, ma queste piante possono esplodere numericamente. Ci sono le piante che sono risalite da sud, ci sono le piante arrivate coi trasporti, coi traffici, cioè tutta una serie di piante che non sono originarie di questo territorio. Queste, dal punto di vista strettamente naturale, hanno meno valore. Ma sono per razzismo. No, guardi. Sì, signora, io le do atto che tante persone mi rispondono così. Dicono, ma voi siete razzisti. No, non è la stessa cosa. Le faccio subito un esempio che spiega bene. Cioè, se io vado in Città Alta... Ah no, lasciamo perdere. Secondo lei fa più visitatori Santa Maria Maggiore o il Colosseo? Santa Maria Maggiore. No, io penso che ne vada di più il Colosseo. Cioè, no, risponda. No, cioè, sinceramente, secondo lei ha più visitatori il Colosseo o Santa Maria Maggiore? Direi che ne ha più il Colosseo. Però se qualcuno pensa diversamente, ecco. E potrebbe avere più visitatori, che ne so, la Cappella Colleoni o la Piramide di Cheope. Ecco, allora noi cosa facciamo? Perché fanno più visitatori, facciamo un bel Colosseo di plastica in Città Alta e lasciamo decadere Santa Maria Maggiore. Facciamo una bella piramide di Cheope in Città Alta e lasciamo decadere la Cappella Colleoni. Capisci che non ha senso. Cioè il visitatore di Città Alta viene in Città Alta per vedere Cappella Colleoni, Santa Maria Maggiore, la Rocca, la Fontana Conte, cioè viene per vedere certe cose. Non si tratta di essere razzisti. Questi sono i monumenti nostri, ma non in termini razzisti, cioè in termini di identità, in termini... Perché se no tutto il mondo farebbe questo ragionamento e io andando a Brescia o a Bergamo, capitale della cultura, vedrei un Colosseo di plastica là e un Colosseo di plastica qua, una piramide di plastica là e una piramide di plastica qua e magari la vedrei anche, non so, a Como, a Pavia, eccetera. Cioè, con le piante è il medesimo ragionamento. Le piante originarie del territorio sono quelle che gli danno valore. Un territorio conserva le sue caratteristiche, conserva la sua integrità naturale finché conserva le sue piante. Se arriva le palme, se arriva l'ailanto, se arriva la buddleia, indipendentemente dal fatto che a uno possano piacere oppure no, non è biodiversità, è biouniformità, perché queste piante si diffondono nello stesso modo in tutto il mondo. Per cui si cancella la biodiversità delle colline bergamasche rispetto a quelle delle colline pavesi, rispetto a quelle dei colli uganei o rispetto a quelle della Provenza, perché in tutti i posti troverò palme, ailanto e buddleie. Capisce che non è un discorso che può reggere. No, io credevo fossero dei criteri botanici. Sì, il criterio è strettamente botanico. Strettamente botanico. Volevo tornare sull'intervento della signora. Che dice? Innanzitutto a proposito di Via Tasso, dei lavori di Via Tasso. Innanzitutto per rispondere a una questione, cioè io ho visto un cartello che indicava il 150.000 euro la spesa. Sì, lo sapevo anch'io, ma non volevo dirlo sostanzialmente. No, mi chiedo appunto se ha senso spendere così tanti soldi per estirpare delle piante che non mi sembravano malate, ma tenute sì ma non malate, per mettere dei fiori, cui hanno dovuto fare anche tutto un impianto di irrigazione, perché probabilmente le piante che c'erano prima non avevano bisogno di tutto l'impianto di irrigazione che hanno messo, in un momento in cui sappiamo benissimo che abbiamo, soprattutto d'estate, grossi problemi di siccità. Qui io mi chiedo quanto sia stata sensata tutta la risistemazione del centro con queste aree di prato che richiedono, ripeto, molta acqua. Guardate che io non faccio il difensore. Ma io riferisco anche alla stazione, taglio per le castagne, non mi ricordo più ormai, per appunto creare questa spianata con... Io non dico se è sensato o no, io dico che dipende molto dalla risposta dei cittadini. Cioè se molti cittadini contestassero questo intervento, un'altra volta lo valutano meglio. Se i cittadini chiedono interventi di altro tipo, ne tengono conto. Se questi interventi passano genericamente per... Sì, un abbellimento che la maggior parte della popolazione accetta un po' in modo acritico, si continueranno a fare.
Io avrei avuto un atteggiamento diverso, però ripeto, non, cioè, esula dall'aspetto della flora spontanea, esula. Il ragionamento potrebbe essere: se quei soldi lì li spendono nei parchi, possono fare delle cose. Se li spendono nel centro per rifare una, due, tre volte le stesse aiole, alla fine magari non sono così produttivi, non sono spesi così bene. Sono d'accordo, però cioè, mi trovo nella veste un po' antipatica, non è che voglio difendere quell'intervento piuttosto che... che non c'entra poi con il discorso della flora spontanea, però appunto è il problema che voglio porre è anche il problema dell'irrigazione di queste aree. Ma realizzare l'impianto di irrigazione è spesso una prassi, non mi ricordo come si chiama, quando abbiamo fatto il sopralluogo, Barbara, quella piazza Risorgimento. C'è l'impianto di irrigazione, era tutto secco al mese di fine aprile, ma c'era l'impianto di irrigazione. Adesso piove, il tappeto era inverdito, ma non credo, l'anno scorso non l'ha mai fatto funzionare. E non so quest'anno cosa faranno, però ciononostante gli impianti di irrigazione vengono realizzate. Io ho fatto il giardiniere tutta la vita, va bene. Cioè il fondo è una porta aperta. Io ho trovato sempre clienti che spendono 3.000 euro senza difficoltà per fare l'impianto di irrigazione e poi quando devono spendere 1.000 per il prato fanno i tirchi, va bene. Ecco. Poi l'impianto di irrigazione lo fanno funzionare la prima stagione, gli arriva la bolletta dell'acqua. E allora il pianto di irrigazione lo spegneranno per sempre. Però sono tanti che hanno questa mentalità e che ragionano così. Io sarei stato il primo a cambiare questa mentalità se avessi avuto la possibilità. Purtroppo... Faccio tre domande. Sì? La prima, se il fatto di tagliare l'erba adesso e lasciare il fieno favorisce un pochino, consente un po' la biodiversità. La seconda, si ha osservato, noi siamo nella Santa Lucia, quindi nella zona bella, abbastanza fiorita, insomma, del quartiere, la flora mediterranea che costeggia via Rosmini, per esempio i suberi, le canfore, eccetera, e viene da fuori ovviamente. Non è spontanea, sì, non è spontanea. Tipo bello, quindi pitosforo eccetera, sono tutti all'octone oppure crescono per... Sono tutti all'octone, sì, pitosforo non è neanche mediterraneo perché viene dal Giappone. E si è osservato il crescere di scelte di giardini privati di plastica impregnanti, completamente. L'hanno fatto anche a fianco di casa mia, io sono inorridito perché mi tocca vederlo tutti i giorni adesso. Allora, delle sue domande, diciamo la più interessante mi sembrerebbe la prima. Risponderei così. Diciamo che il criterio ordinario delle amministrazioni quando appaltano il taglio dell'erba è che i tagli frequenti, ripetuti 5, 6, 7 volte almeno, o per tenere i 10, 15 centimetri, prevedono che si lasci l'erba sul posto, perché il lavoro così viene velocizzato, l'impresa non ha l'aggravio di caricare, portare via tante volte, smaltire l'erba diventa anche un problema, e poi obbliga a dei tempi morti, si carica il furgone, bisogna andare alla discarica, tornare. Certo che se i tagli vengono diradati, oppure succede come adesso, che forse non c'era intenzione di diradare i tagli, però ha piovuto tanto, non si è potuto intervenire e quando si interviene c'è l'erba molto alta. Poi si entra, si taglia ancora a quella altezza standard, non so, i 5 cm, resta tritato tutto a terra, sembra tanta segatura che poi secca, sta male. Allora, secondo me il criterio dovrebbe essere questo, pur sapendo di espormi a contestazioni da ogni lato. I prati belli, quelli che ha in mente il naturalista, sono i prati da fieno, i prati da fieno tenuti come si tenevano una volta, ecco, sono prati ricchissimi, sono ambienti più ricchi di specie che un bosco, pur essendo ambienti che sono di origine antropica, cioè l'uomo ha creato il prato e l'ha mantenuto. Mantenerlo vuol dire che lo falciava, falciare vuol dire che non lo faceva per così, lo falciava perché gli serviva il fieno per gli animali. Per cui il fieno che falciava lo portava via, non lo lasciava lì.
e il prato si rigenerava sempre bello. Cioè lasciare l'erba non è una cosa buona, dal mio punto di vista. Se io devo fare una manutenzione tagliando frequentemente, mantenendo basso, di tutte le specie che vi ho mostrato probabilmente non ne vedrò neanche una e non avrò né un miglioramento né un peggioramento. Magari è molto contento il cittadino perché vede il prato molto in ordine, molto basso, e quello è il suo ideale. Se voglio avere invece una naturalità, una biodiversità maggiore, devo dire dare i tagli e probabilmente anche il primo, secondo taglio saltarli direttamente, perché non basta che le piante fioriscano, le piante devono anche fruttificare e lasciar cadere i semi. Ecco, però a quel punto lì le piante sono alte magari 70-80 cm. Se io le ritaglio a 5 cm, cioè mi secca tutto, lascio un tappeto di materiale che sembra segatura, che invece è meglio asportare, ma le stesse piante hanno uno stress enorme. Cioè, il taglio dovrebbe essere fatto alzandolo un pochino, come si dovrebbe avvenire durante l'estate, con i tagli estivi dovrei alzare quel paio di centimetri almeno, vedi che lo sanno più chiaramente. Cioè, non è che loro non lo sanno, sanno perfettamente. E le imprese per vari motivi magari non si comportano così. Però io personalmente preferirei asportare l'erba se il taglio viene eseguito volutamente, con un ritardo per dare modo alle piante di fiorire, eccetera. Guardate che quando abbiamo fatto il giro nel parco cittadini, Barbara, che cos'era? Metà aprile, fine aprile. Ecco, c'era una quantità di specie notevole. Non dico che erano tutte le piante stupende che vi ho mostrato, ma tante che normalmente non si vedevano perché si interviene prima col taglio. E allora uno vede la distesa verde, ma non c'è un fiore, non c'è niente che lasci riconoscere queste piante. C'è un'altra domanda qua? Più domande, sono un paio di considerazioni. Innanzitutto grazie per questa esposizione interessantissima. Ci troviamo molto vicini a quello che è la presentazione del nuovo piano di governo del territorio di Bergamo. Io spero, voglio sperare che all'interno del piano di governo del territorio, dove è stata evidenziata molto la difesa delle cintura verde, le ultime aree verdi, eccetera, tutto questo studio che è stato fatto trovi un proprio collocamento, una propria collocazione, quindi è un auspicio. E poi un'altra considerazione che è questa. Ho visto scorrere un'immagine, ad esempio, del Parco Ovest, cos'era e cos'è adesso, andatelo a vedere con il cantiere e con il lavoro in corso. Anch'io preferisco, avrei preferito veramente quei prati d'erba col paleoalveo che scorreva, morla, eccetera. Invece non sarà più così, non è più così. Ma questo riflette in discussioni che ho avuto anche con parecchie persone in quartiere. C'è un atteggiamento culturale, una questione secondo me culturale. Nel senso che io sono un difensore delle aree verdi, anche naturali, lasciate naturali in quartiere dove si può. Anche il nostro quartiere in 10 anni, Loreto, ha avuto nelle ultime aree verdi che ci sono, anche vicino al Briantea, eccetera, delle trasformazioni enormi, con la diminuzione di queste aree, di queste praterie, di questi prati, di queste aree ancora agricole. Però io tante volte nel mio difendere, portare avanti questa difesa, ho trovato un muro in tante persone che mi hanno detto, dice, ma tu sei un sognatore, un idealista, la città è la città, il quartiere è il quartiere. Dice, il quartiere ha tanto verde, ed è vero, i parchi pubblici attrezzati, quindi una visione antropocentrica, dice, cosa vuoi? Alle spalle, fra 10 minuti, abbiamo il parco dei Colli e lì ritrovi quello che è la naturalità e la biodiversità. Cioè, concludo dicendo che pesa molto le che sono le scelte poi degli abitanti e ci vuole veramente uno sforzo anche culturale. Chiudo. Gli abitanti non sempre scelgono. Vorrei dire che lei si è espresso molto bene, ma manca un ragionamento,
che provo a concluderlo io. Cioè ci si rende conto spesso del valore delle cose nel momento in cui stiamo per perderle. Gli abitanti della Grumellina, io non li ho mai visti camminare lì nei prati. Ci andavo io, Germano Federici e Mimmo Perico, che sono le tre persone che avete visto in chiusura. Non se ne è mai accorto nessuno. Nel momento in cui si è parlato di edificare, si sono svegliati tutti. Ecco, sembrava che prima nessuno ne fosse consapevole. Ma ne sono diventati consapevoli perché lì viene edificato. Ecco. Le faccio notare che lì l'area più ricca alla fine era circa un 20% del totale ed era molto ricca perché c'era un prato che era sostanzialmente una marcita. Una marcita, sì, un prato dove scorre acqua, c'era questa zona umida. Questa marcita era forse l'unica che restava, non dico in Bergamo, ma quasi nella Bergamasca. Ecco, c'è un tipo di prato che non esiste più. E c'era un agricoltore che evidentemente aveva ancora, io immagino che fosse un anziano, affezionato a questo prato, gli serviva forse per i suoi pochi animali che aveva, perché è un'aziendina in città. Ecco. Però dal 2006-2007, quando l'abbiamo scoperto, arrivando al 2016-2017, quando ormai si era cominciato a capire che la situazione era andata notevolmente peggiorando, perché la marcita non veniva più alimentata, il prato non era più curato come prima, in effetti stava già degradandosi molto. Questo senza che ancora si iniziasse ad edificare. Allora, nel momento in cui si è parlato di edificare, le persone si sono tutte svegliate. Ma se l'agricoltore avesse fatto il ragionamento, il prato non mi serve più, domani vado lì col trattore, aro e semino il mais perché per me quello è più redditizio. Nessuno avrebbe detto niente, va bene. Quello restava area agricola, non veniva edificata e nessuno si sarebbe accorto che cosa scompariva. E questa è stata la prassi per tutta la cintura sud di Bergamo e in generale avviene così un po' in tutti i paesi della bassa, cioè anche aree che non sono soggette a edificazione, di fatto quando cessa la conduzione a prato, quando arriva un certo tipo di agricoltura, dal punto di vista della biodiversità sono perse totalmente. E questa percezione manca totalmente nella gente. Cioè si sa riconoscere l'edificio che sale, ma non si capisce questo cambiamento grave. Nell'area in questione, potevano farlo lo stesso, ci sono degli edifici residenziali, c'è il supermercato che non può mai mancare, il centro commerciale, però alla fine abbiamo bisogno di un centro commerciale in più, vi pare che manchino? Non lo so, chiedo, si dice sempre che sì, ma crea 30 posti di lavoro, quei 30 posti di lavoro lì sono persi due dall'altro centro commerciale, due da quello più lontano, due alla fine si ricollocheranno lì se va tutto bene. Questa è la realtà. Non c'è una necessità, non c'è un'ineluttabilità, ci sono un sacco di case sfitte, c'è la popolazione che non aumenta. Ogni ettaro edificato, non so dirvi esattamente i costi, ma credo che rappresenti un costo fisso per la collettività fra i 35 e i 40 mila euro all'anno. Ecco, contando tutti gli oneri che ci vanno, perché saranno strade da mantenere, illuminazioni da mantenere, fogne da mantenere, eccetera. Raccolta dei rifiuti e tutto quanto. E questi non vengono mai ripagati dagli oneri di urbanizzazione dal momento. Quelli ti pareggiano o ti fanno apparire un vantaggio economico per il comune al momento, ma poi sul lungo termine non lo sono mai. Lì è la cittadinanza che deve decidere, però bisogna essere un pochino lungimirati, cioè del valore delle cose bisogna rendersi conto un po' prima, non all'ultimo minuto. Posso fare una domanda? Esula sicuramente dalle finalità del FAO, però come associatore non potreste fare qualcosa per bloccare la follia gestionale dell'Ufficio Verde di Bergamo? Adesso riporto tre esempi, 30.000 euro che sono stati in Castano al Parco Suangui, se la follia aveva fatto un bosco con 300 piante da 300 euro, sono grandi. Tanto di articolo sull'Eco di Bergamo, sui gigli piantati via Carducci, sono durati una fioritura. L'assessore Marchese ha detto che in sua operazione quindi qua li hanno rasati tutti, non hanno più niente. Oppure le betulle dell'Himalaya, forse un bel non sanno dell'Himalaya, che vengono piantate al parco della Turca
sapendo che le vetture sono morte l'anno scorso in grandissima percentuale, e questi piani trovano le vetture di Maiata di Malare, perché hanno troppo bello bianco che fa andare col monumento fatto per il Covid, mi pare. Cioè, come, io come ci credo, ho scritto spesso a Lego, qualche cosa hanno pubblicato, ma so che sono un povero birra che si interessa di qualcosa che nessuno interessa, ma come associazione. Lei sopravvaluta la nostra, sopravvaluta il nostro peso. All'epoca in cui questo studio era stato pubblicato abbiamo avuto due incontri con l'allora assessora. Ecco. Stamattina io e Barbara Cattaneo, che è socia FAB, abbiamo avuto un incontro con una incaricata dal Comune di Bergamo al Parco Marenza, che abbiamo evidenziato, e Parco Galgaro, che abbiamo evidenziato tutta una serie di criticità. Ecco. Però non è che possiamo andare oltre. Non è che non lo facciamo, lo facciamo. Sì, ma no. Noi siamo molto, siamo molto diplomatici, ma perché non si può fare diversamente? Noi ci presentiamo come persone che possono dare un contributo utile, facciamo una segnalazione e suggeriamo magari anche qualche problema. Può essere una soluzione. Però purtroppo non si può andare oltre. No, speriamo, se no non faremmo niente. Secondo me ci sono due considerazioni che emergono, quello che ci sta richiamando Luca è il tema proprio dei cittadini, cioè cosa possiamo fare noi anche rispetto a volte a certe richieste che vengono avanzate, voglio avere il prato, voglio che sia tutto sempre in ordine, perché il concetto di ordine è quello di avere tutto rasato. No? Ecco. Dall'altro una sorta di ripensare un'azione politica, nel senso di sono presenti, siamo due comitati di quartiere, io parlo per il mio, quello di Loreto, che sta quest'anno avviato un po' questo percorso, e quindi si è aperto un canale con l'assessorato proprio per cominciare a ragionare su quelli che sono gli spazi per quel che riguarda il quartiere di Loreto. Vedo che c'è un po' una schizofrenia, nel senso che c'è questo discorso dello spalcio ridotto in alcune zone della città, ma non in tutte. Probabilmente è una questione di cambiamento culturale che va introdotto. Noi come cittadini dobbiamo aiutarlo, questo cambiamento, quindi dobbiamo anche eventualmente spiegare a chi non capisce il perché è necessario adottare queste nuove tecniche, cioè nuove, per modo di dire, e dall'altro, come nel nostro caso, il comitato di quartiere, fare in modo che con l'amministrazione si vada un po' a pungolare laddove ci accorgiamo che ci sono delle criticità. Da qui l'importanza anche che ci siano queste realtà, la FAB per quello che è di sua competenza, i comitati di quartiere per quello che è di nostra competenza, che però hanno questo ruolo di essere un po' degli luoghi dove i cittadini si possono ritrovare, discutere, ma allo stesso tempo poi possono aprire questo canale di comunicazione con l'amministrazione. Noi facciamo il possibile, io apprezzo molto quello che fate o farete voi, però rendetevi conto, cioè sappiatelo fin dall'inizio, che quando voi avrete ottenuto magari di saltare uno o due sfalci, ci saranno almeno altrettanti cittadini che telefoneranno in comune e chiederanno ma perché il parco è lì con l'erba alta, e forse saranno anche più insistenti di voi credendo di essere pienamente in ragione. Cioè, finché le vostre telefonate non sono più numerose delle loro, guardate che la battaglia è persa. Cioè, finché le vostre telefonate, le vostre proteste non sono più numerose delle loro, la battaglia è persa. Allora, io ringrazio Luca Angili per questa serata, vi chiedo di consegnare al tavolo là in fondo a Barbara il fogliettino, e vi ringraziamo e organizzeremo altre serate da settembre. Studiate le piante, dovete impararle tutte, quando telefonate in comune, se dite c'erano i fiori e me li hanno tagliati, quelli lì dicono. Se invece dite c'era la Veronica che a me, guardate, me l'hanno tagliata tutta, quelli lì cominciano un po' a preoccuparsi.